Marte Spotlight. Buon pomeriggio, la staffetta con Andrea Falco per la seconda parte di Radio Marte Sport Live, in regia la solida guida di Mario Palligiano. Buon pomeriggio a tutti voi, 10.02, il miracolo di San Gennaro, tanti auguri a Rino Gattuso, a lui viene chiesto un piccolo miracolo sportivo, riportare il Napoli, cioè tra le prime quattro della Serie A. Ma qual è la vostra griglia precampionato? Tenuto conto che domani alle 12.30 il Napoli scende in campo contro il Parma per la prima di campionato. Attendo i vostri pareri al 339-666-9990 con Pasquale Tina già pronto ad irrompere in trasmissione. Buongiorno Pasquale. Ciao Peppe, buongiorno. E allora, caro Pasquale, quali sono le ultimissime? In tempi ordinari questo sarebbe stato il tempo della conferenza stampa, sarebbe stato il tempo della partenza per Parma, del ritiro presso la sede di destinazione. Cosa succede invece in queste ore? Qual è il programma che avvicinerà il Napoli alla sfida contro la formazione emiliana? No, manca solo la conferenza stampa, perché il programma per il resto è confermato. Il Napoli partirà tra poco per Parma, farà il ritiro lì, perché chiaramente la partita domani alle 12.30, quindi è diciamo un programma consueto, la rifinitura sta per terminare e quindi insomma tra un po' uscirà anche l'elenco dei convocati. Per il resto insomma l'avvicinamento del Napoli alla partita è lo stesso insomma solito, perché alle 3 credo ci sia la partenza, è prevista la partenza per Parma. Oggi giochiamo con i nostri radiotelespettatori, anche sul 655 del digitale terrestre potete seguirci con la griglia, perché siamo alla prima di campionato ed è il tempo anche di fare il nostro pronostico. Qual è la tua griglia? Che ruolo avrà il Napoli in questa stagione, Pasquale? No, il ruolo del Napoli è quello di, secondo me, provare a tornare immediatamente in Champions, perché comunque hai una rosa importante, adesso vedremo insomma cosa accadrà per Koulibaly. Rosa importante con alcuni settori che non sono secondo me completi, cioè nel senso un centrocampista secondo me è necessario, non so se poi anche un terzino sinistro io avrei preso, però comunque mi sembra insomma una squadra che ha dei valori. Per me non è in primissima fila, perché in prima fila io ci metto Juve e Inter, però con Atalanta e Lazio ci metto il Napoli insomma, quindi l'obiettivo è tornare in Champions, lotterai secondo me anche col Milan, con la Roma stanno facendo, mi sembrano interessanti soprattutto il Milan, e poi vedremo insomma come si vorrà insomma il campionato azzurro. Questo è il quadro di Pasquale Tina, dunque Inter Juve, Juve Inter per lo scudetto, le vedi tutte alla pari le altre, cioè Milan, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio? Io sinceramente vedo Milan e Napoli avanti in questo gruppo e poi un po' più dietro Roma, Atalanta e Lazio. Cosa? Sicuramente il Milan ha finito, è la squadra che ha finito meglio il campionato e quindi ha inserito un giocatore molto importante come Tonali, e quindi sì, è una squadra importante. L'Atalanta ha perso qualche elemento, ne ha aggiunti altri, vediamo insomma se si riesce a ripetere. La Lazio rispetto all'anno scorso, quando poteva fare delle scelte precise, all'incognita, cioè alla Champions League, dove non puoi fare un turnover sistematico come magari fai nel girone di Europa League, cosa che credo insomma potrà fare tranquillamente il Napoli, almeno per quanto riguarda la prima fase. Quindi sicuramente aumentano gli impegni, poi vedremo insomma come saranno completate le rose, perché poi la vera incognita di questo inizio di campionato è che non conosciamo ancora le mosse di alcune società. Sì, peraltro mancano ancora 3 partite complessivamente alla fine del calciomercato, perché il Napoli giocherà contro il Parma, contro il Genoa e contro la Juve prima della conclusione del calciomercato. Insomma, sì, considera che la Juventus non ha ancora il centravanti, che dovrebbe essere Dzeko. Io uso il condizionale perché Milik, che deve andare alla Roma, ha fatto ieri la prima parte di visite con il giallorosso, che voleva una visita specialistica dopo 2 infortuni al crociato riportati da Milik. Però tra Milik e il Napoli si sta ancora discutendo ad oltranza su alcune pendenze, su una specie di buona uscita, e quindi al momento è tutto fermo. Quindi come vedi il mercato insomma condizionerà molto, cambierà molto il volto delle squadre queste prime giornate. Sì, le prime giornate saranno decisive e determinanti insomma. Ascoltami insieme un audio messaggio, Pasquale.
Sì. Buongiorno signori, buongiorno, sono Iannicelli, sono Rodolfo da Napoli, tifosissimo del Napoli. Per me la griglia di partenza, almeno per come sto vedendo, e se si dovesse concludere così, in questo modo, la campagna acquisti del Napoli, quindi con nessuna più dismissione, nessun più acquisto, io vedo tre forze avanti, dove non vedo il Napoli. Poi ne vedo altre tre che si giocano in tre il posto rimanente in Champions, quindi il Napoli dovrà soffrire per arrivare al quarto posto. Poi se si rivela o si... E allora soffrire per arrivare al quarto posto, ci chiedeva, cominciava a chiederci di Osimhen il nostro interlocutore, firmatevi sempre cortesemente e magari messaggi un po' più brevi così diamo spazio a più radiotelespettatori. Di Osimhen, secondo te parte dal primo minuto o dobbiamo aspettarci Petagna dal primo minuto domani? No, io penso che giochi Mertens al primo. Quindi Mertens, credo che vadano due in panchina. Entrambi in panchina, Mertens, quindi in attesa che poi si sviluppi l'andamento della gara? Sì, credo, insomma, dalle indicazioni anche ultime della rifinitura che sta terminando, dove possa giocare Mertens come punto di riferimento centrale, Lozano a destra e Insigne a sinistra. Quindi questo potrebbe essere il tridente che Gattuso schiererà dal primo minuto contro il Parma. L'altro dubbio ce l'ha al centrocampo con Demme o Lobotka, credo che però sia favorito Demme. Però insomma, dalle indiscrezioni insomma dell'ultima ora, Osimhen dovrebbe partire dalla panchina e magari entrare in corso d'opera. E allora Renato è concorde con te, tutto sommato per la griglia, primo posto per l'Inter, seconda Juve, Atalanta terza, Milan, Lazio, Napoli e Roma che si giocano il posto residuo di Champions e i posti di Europa League. Credo che sulla coppia Juve-Inter-Inter-Juve ci sia poco da discutere, onestamente mi paiono le due squadre più forti e attrezzate per la lotta scudetto, ma ripeto, il mercato potrebbe ancora riservare delle belle e sorprendenti situazioni. Se ti dico che Lozano, Pasquale, a mio giudizio può essere il grande colpo del Napoli, può essere la grande rivelazione di questa stagione per gli azzurri, che mi dici? Può essere d'accordo con me? Sì, credo che sia d'accordo con te anche Gattuso, nel senso che è un giocatore che nelle ultime settimane ha scalato molto nella considerazione del tecnico. Ricorderai che quando è arrivato ci fu, come dire, un inizio un po' difficile. E beh, venne anche travolto dal caos, esatto, dal caos. Non si prendevano. Qualcosa probabilmente è cambiato quando Lozano fu allontanato la settimana prima della finale di Coppa Italia dall'allenamento per scarso impegno. Da allora insomma è cambiata la sua storia nel Napoli come approccio, Gattuso ne ha parlato anche bene, tanto è vero che domani potrebbe partire lui titolare dal primo minuto sulla fascia destra, che è insomma un po' il ruolo dove lo sta provando Gattuso nelle ultime settimane, considerando che probabilmente non arriverà un altro esterno offensivo, potrebbe essere lui la soluzione, ovviamente tatticamente completamente diversa, per sostituire Gaglione. Però ovviamente non parliamo di sostituzione su Cur, perché sono due giocatori che hanno caratteristiche diversissime, però insomma magari vuoi sfruttare la velocità di Lozano sulla fascia destra. Carlo dice Mertens titolare, unico fuori classe, poi altri 10. Secondo me il Napoli ha anche altri giocatori, non solo Mertens, all'altezza della situazione. Prima di andare in pubblicità, un tweet: gioca Ospina o gioca Meret? Questo è l'altro dubbio della formazione. Sembrava in settimana che potesse giocare Meret, però vediamo, magari provo ad aggiornarti dopo se ho più certezze. Ecco, bravo, nel caso avessi qualche novità magari chiama immediatamente, così diamo anche un po' un riscontro da questo punto di vista ai nostri radiotelespettatori, anche se è probabile che saranno entrambi nella lista dei convocati e quindi sì, il ballottaggio continuerà fino a domani al momento della lettura delle formazioni. Grazie a Pasquale Tina, puntualissimo nell'informarci di tutto quello che accade in casa Napoli. Un sorso di pubblicità, torniamo poi con Nicola Mora, doppio ex della partita, avendo giocato sia con il Parma che con il Napoli. Marte Spotlight. Marte Spotlight. E rieccoci nella diretta con Radio Marte Sport Live dalle 12 alle 14 per aggiornarvi su tutta l'attualità azzurra, un'attualità azzurra che vede il Napoli ormai inquadrare nel mirino la sfida contro il Parma domani alle 12:30. E a proposito di Parma-Napoli, un ex di entrambe le due maglie, con un colore però più azzurro naturalmente, Nicola Mora, eccolo qui. E buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a te Nicola.
Buon pomeriggio Peppe, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grande difensore tanto del Parma quanto del Napoli, attento osservatore adesso delle cose calcistiche. Dal tuo punto di vista come dobbiamo inquadrare questa partita? Chi ben comincia, si dice Nicola, è a metà dell'opera. Il Napoli trova un ostacolo alto, direi però non altissimo. Sì, diciamo che l'ostacolo alto deriva dal fatto che se la prima di campionato porta sempre qualche incognita e qualche appressione in più a livello tecnico, le due squadre sicuramente il Napoli la vede spuntare ed essere sicuramente migliore sia sotto aspetto numerico che sotto aspetto tecnico. L'incognita della prima, come ti ho detto, è l'unica, l'unica vera della porre in questa prima giornata, dove il Napoli, come hai detto bene, dovrebbe cominciare bene per mettere già in quadrare il cammino che deve fare quest'anno, un'annata che deve essere sicuramente una rivalsa con l'obiettivo Champions, che sicuramente deve essere in primis nella testa non solo di noi tifosi ma anche e soprattutto i giocatori della società. Nicola, leggiamo insieme qualche messaggio dei nostri radiotelespettatori. Il Napoli arriverà decimo in classifica perché la squadra non è per nulla competitiva, come dici tu Peppe, poco professionale, ma gli occhi non li tenete, squadra piatta senza anima e un presidente che è tutto tranne che un presidente. Saluti, ma non si firma. Mamma mia ragazzi, non cominciamo così. La prima uscita a San Paolo ma non è stata esemplare con la Colpescara, però ripeto, da queste prime uscite non si può certamente delineare una squadra come l'ha delineata il nostro tifoso sicuramente. E Napoli è una buona squadra, sicuramente qualcosa a livello del mercato ed è aperto, si farà ancora, c'è qualche reparto da mettere a posto e da poter sistemare con qualche giocatore di qualità. Si è perso qualche giocatore come Milik, ma si è guadagnato un giocatore come Petagna e come Osimhen, che sicuramente faranno benissimo. Quindi non vedo assolutamente una squadra rimaneggiata rispetto all'anno scorso, anzi qualcosa in più si è fatto, secondo me è leggermente più forte dell'anno scorso, e quindi ci apprestiamo a vivere un campionato di alta classifica. Buon weekend e forza Napoli sempre. Per Amedeo vede la Juve favorita per la lotta scudetto. Napoli con la rosa attuale si ha voglia di vincere, non è chiarissimo il messaggio. Napoli con la rosa attuale, se ha voglia di vincere tanta, può arrivare nei primi quattro posti. Contro il Parma, Napoli compatte con Laudato in campo, conoscendo le folate in contropiede di Gervinho. Amedeo, che è un nostro appassionato radio telespettatore, ci ha scritto al 339-666-990. Allora andiamo subito con i quesiti. Quello caldo gioca Ospina o gioca Meret? Ma io penso che per quello che abbiamo visto giocherà Ospina. Meret sicuramente per me è uno dei più forti portieri italiani e quindi meriterebbe sicuramente di avere i gradi di titolare di una grandissima squadra quale quella del Napoli. Però ripeto, le scelte di Gattuso l'anno scorso sono state ben precise, a due portieri di altissimo valore, sceglierà in base al momento, a quello che vedrà durante gli allenamenti. Certamente dobbiamo stare siamo in ottime mani, quindi ripeto, su chiunque ricada la scelta sicuramente Napoli avrà tra i pali un grandissimo portiere. E non so fino a che punto si possa continuare con questo dualismo, perché sono due portieri di entrambe di ottimo affidamento. Io una scelta personale la farei e sceglierei Meret. Onestamente ci dice Nicola Natale D'Arzano che il Napoli è in pull nelle prime dunque della categoria, specialmente se Lozano ed Osimhen faranno il loro dovere. Mi permetto di aggiungere, di chiarire il tuo pensiero. A proposito, ti aspetti Petagna o Osimhen dal primo minuto, o pensi che restino entrambi in panchina per cedere spazio a Mertens e dunque magari subentrare a gara in corso? Ma io penso che rimarranno entrambi in panchina, perché Gattuso ha provato in questi periodi sicuramente l'inserimento di questi nuovi giocatori che hanno fatto bene entrambi. Certamente il 4-3-3 e l'affidabilità che gli hanno dato i giocatori dell'anno scorso sono una garanzia per Gattuso, e quindi inizialmente mi aspetto questo, per poi in partita in corso sicuramente vedere sfruttare le caratteristiche di Osimhen e quelle di Petagna, che si è ben districato nelle prime, e lo conosciamo, nelle prime uscite di amichevole. Quindi insiste Gino 73 sul tuo concetto, Osimhen titolare tutta la vita, non spendi 70 milioni di euro per non farlo giocare. Ascoltiamo insieme questo audio messaggio, Nicola. Io spero che Gattuso domani faccia entrare subito Osimhen, perché può essere una sorpresa per tutti. E poi mi ricordo pure all'esordio di Lavezzi, che nessuno delle squadre si aspettava la sua velocità, i suoi scatti,
E quindi bisogna sfruttare proprio la sua velocità all'inizio. E tu pensi in che modo cambierà il gioco del Napoli? E allora, questo è il quesito di Gianluca. Come la presenza di Osimhen? Lo chiedo a Nicola Mora, che è anche un provetto allenatore, ha cominciato una importante carriera da allenatore, potrà cambiare il gioco del Napoli? Ma potrà cambiare avendo sicuramente più profondità e cercando con meno frasetti subito la verticalizzazione profonda per andare ad attaccare gli spazi. Proprio per questo mi aspetto un Osimhen che entra in partita in corso, perché logicamente andando a giocare a Parma prevede una squadra chiusa, attenta, che aspetti il mano del Parma, quindi grandi spazi da attaccare non ci saranno perlomeno all'inizio. Quindi mi aspetto un Gattuso che schieri il tridente che noi conosciamo tutti, per poi, ripeto, in base a come si mette la partita, dare spazio ad altri giocatori con altre caratteristiche. Su Osimhen non dobbiamo sicuramente pretendere tutte subito, è un giocatore che si è speso tanto, ha grandissime qualità e sicuramente verrà utile, le farà vedere, però ripetiamo, andiamo piano, non chiediamogli tutto e non giudichiamolo subito dopo la prima partita. Stiamo per salutarti, Nicola, un sì o un no? Secondo te Palmieri, chiede Strato, può rimanere in rosa? Non lo so, sicuramente è difficile, perché solo chi li vede lavorare tutti i giorni può decidere se possono rimanere una rosa. Certamente sono giocatori che si stanno facendo valere, sono giovani, promettenti, quindi diamogli tempo di crescere, poi ci auguriamo tutti quanti che possano rimanere in rosa e fargli vestire questa maglia grandissima che è quella azzurra del Napoli. Così parlò Nicola Mora, grande ex tanto del Parma quanto del Napoli, che ringraziamo davvero per il suo intervento, che ci ha aiutato bene ad inquadrare la sfida d'esordio degli azzurri in campionato. Buon pomeriggio, Nicola. Ciao Pepe, buon pomeriggio a tutti, sempre Forza Napoli. E buon pomeriggio anche al presidente del circolo Rarinantes Napoli in Prota, con il quale ci concediamo un tuffo, presidente, perché davvero fa ancora molto caldo e un tuffo nelle acque del circolo ci starebbe proprio bene, vero? Buongiorno a tutti, sì, un tuffo nelle acque del circolo, soprattutto nelle splendide acque del Golfo di Napoli, appunto. Di Santa Lucia. È davvero splendido il circolo Rarinantes, in una delle posizioni paesaggisticamente più belle, e poi c'è questo riferimento al verso vigiliano, no? Rarinantes ingurgite vasto, Vergilio descrive così l'arrivo della flotta di Enea al largo delle coste africane, l'amore di Didone, eccetera, eccetera, eccetera. Voi questa settimana farete un torneo, o meglio una serie di eventi all'insegna dell'amore. Verso chi, presidente? L'amore verso i giovani e verso lo sport. In realtà la settimana si volge al termine, perché oggi è il penultimo giorno, si conclude domani con le premiazioni finali. Abbiamo fatto, la settimana è stata titolata Settimana del Mare ed è stato un memorial per tre grandissimi sportivi che hanno fatto la storia della pallanuoto: Scotti Galletta, Mario Occhiello e Checco Mazza. Una settimana di eventi in cui si sono confrontate in maniera ovviamente sempre dilettantistica e fuori da qualunque tipo di torneo ufficiale, 120 squadre, abbiamo avuto gli under 14, 16 e 18 che si sono confrontati in acqua, nello specchio d'acqua davanti all'entrata del porto di Santa Lucia, quello che noi abbiamo chiesto in concessione definitiva per avere finalmente un impianto bello, a mare davvero, che possa funzionare almeno 8 mesi all'anno. Che meraviglia, la pallanuoto a mare, e la pallanuoto a mare. Bravo, vero. Bravo presidente. In realtà la pallanuoto è nata a mare. Certo. Noi l'abbiamo, diciamo, non dico creata, ma è nata qui a Santa Lucia, si giocava in acqua. Peraltro, se mi permette, presidente, giocare per esempio in estate potrebbe essere anche un momento in cui inserirsi quando il calcio non è così dominante, e quindi tutto sommato aprire anche degli spazi di sponsorizzazione televisivi magari finora sconosciuti alla pallanuoto. A me piacerebbe molto questa idea, davvero. Ahimè, io sono tifoso del Napoli, quindi mi trovo in questo momento in una trasmissione in cui si parla del Napoli, comunque Napoli, il calcio è uno sport che amo tantissimo, che però è purtroppo in Italia o anche in Campania quello che viene considerato l'unico sport. Questo che lei ha detto è una cosa su cui noi stiamo cercando di lavorare tantissimo. Bene. Prima la pallanuoto aveva una visibilità maggiore, c'erano sponsor importanti ed era uno sport, ecco qua, non dico di massa, ma che attirava l'attenzione, sì, quasi sì, come il basket. Sì, sì, sì. Esatto. Meno. Poi l'attenzione mediatica è scesa tantissimo, diciamo ci sono anche degli errori politici fatti a livello nazionale e le squadre e le società dovrebbero in qualche modo avviare una concertazione più
diciamo più importante, più sinergiche, più forte, eccetera. Intanto però ci rifacciamo gli occhi domani, presidente, con questa bella grande conclusione di questa settimana. Non la lascerò andare via, però abbiamo 30 secondi prima del break pubblicitario con la sua griglia, stavolta però del campionato di calcio di Serie A. Che destino prevede per le big della Serie A? No, io da tifoso del Napoli, e purtroppo non me ne vogliano, ma anti-juventino dalla nascita, mi auguro che vinca non la Juve. Ecco. E il Napoli ce la può fare ad entrare nelle prime quattro? Il Napoli deve ritornare nelle prime quattro, ma anche questo campionato passato, anche se con tutte le difficoltà del Covid, purtroppo se non avessimo patito quella sorta di iniziale di incidente di percorso, saremmo stati sicuramente almeno fra le protagoniste per lo scudetto, sicuramente. Bene, io ringrazio davvero molto il presidente, rinnovo l'invito naturalmente a partecipare oggi e domani a questi straordinari appuntamenti, e speriamo che di nuoto, pallanuoto, si possa parlare sempre più. Noi prendiamo l'impegno nella formula che avremo adesso a partire dal mese di ottobre, il sabato Radio Marte Live Sport Show, quindi avremo anche più tempo e più modo di divertirci con lo sport a 360 gradi. Intanto grazie e linea alla pubblicità. Marte Sport Live. Marte Sport Live. Grazie di cuore a Mimmo da Napoli, grande Iannicelli, uomo di grande cultura, il miglior conduttore addirittura del panorama radiofonico, non so degno, sono l'ultimo arrivato qui a Radio Marte, tutti i colleghi speaker e conduttori sono molto 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 più bravi di me, ma grazie davvero per il tuo affetto. Enrico Fedele, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao. Enrico, come sai, si è sciolto il sangue di San Gennaro. Ah, l'hai sciolto tu? No, l'ha sciolto nostro signore e il nostro patrono. Ma poi sai, ti dico la verità, io ti seguo sempre perché sai, sei molto affettuoso. La stima che ho con te, anche perché per la cultura che hai nel raccontare non solamente il miracolo di San Gennaro, ti seguo anche il santuario di Pompei e un'altra cosa. Però oggi io mi sono sintonizzato, eppure io ti dirò, ho avuto l'impressione prima che ci fosse la proclamazione dello scioglimento che il sangue era liquido quando il... Si muoveva nitidamente. È vero. E poi avevi Torino Palmese, che è un amico di famiglia che poi ha sposato mia figlia, quindi insieme a Carlo Franco avevi uno studio... Vabbè, insomma ci hai seguito con grande attenzione e te ne ringrazio. Allora però adesso dobbiamo fare le previsioni, dobbiamo sciogliere il sangue del campionato. Abbiamo chiesto a tutti i nostri radiotespettatori la loro griglia, volevo la tua. Qual è al momento della partenza? Ovviamente mancano ancora due settimane di mercato. Sulla base attuale. Esatto, è chiaro. Se sta di base attuale, Juve Inter sicuramente. Bene. Molti non pensano all'Atalanta, io invece penso all'Atalanta perché è un gioco conclamato, lo stesso allenatore e gli stessi giocatori, e poi Lazio, Napoli e Milan, uno fa la quarta, l'altro fa la sesta, ti dico la verità. Sì, direi che grosso modo sì. Napoli in questo momento non lo vedo però tra i primi quattro. È un'analisi dura, ma tutto sommato è un'analisi che credo ci possa stare. Io credo che l'Atalanta poi alla fine, direttore, finirà per pagare Dazio. Una domanda che è proprio per te, direttore. Ci scrive Carlo: domani Koulibaly giocherà? Verrà rischiato nonostante sia una pedina di mercato? No, ma gioca sicuro. Domani, a mio giudizio, come uomo di campo, per gestire certe situazioni, anche per evitare critiche che sicuramente ci saranno, il Napoli giocherà sicuramente con Koulibaly e credo che giocherà Osimhen. Quindi dal primo minuto Osimhen direttamente? Sì. E poi qualche altra, penso che ci sarà qualche novità. Ascoltiamo insieme questo messaggio. Buongiorno a tutti, non capisco questo pessimismo, ma secondo me siamo molto più forti dell'anno scorso. Siamo molto più forti dell'anno scorso, io come fa a dirlo? Esatto, onestamente non. No. Allora io mi rendo conto che il tifo delle volte fa andare oltre, però se mi dite perché siamo più forti dell'anno scorso, cioè noi l'anno scorso con l'attaccante, voi dite,
Ragazzi, mi è andato lì, a me non è che faceva impazzire per avere il capocannoniere del Napoli. E il Napoli non è che deve guadagnare nei gol, il Napoli deve fare il possibile per non pigliare gol, perché con la squadra che ha 50 gol ne aveva e 50 ne piglierà. Io temo che tu abbia ragione, dice Luca, ce l'ha un po' con tutti noi. Come si fa a giudicare una squadra che deve ancora mettere in piedi in campo? L'abbiamo spiegato, no? Alle condizioni attuali e prima che si concluda il calciomercato. Ma no, ma Luca addirittura capire. Dice Luca che marchiamo a peste. Io non credo che fare una classifica condivisibile sia marcare a peste, no, caro Luca. Aspetta, se poi vuoi che diciamo il Napoli è forte, vince lo scudetto, vai altrove, vai altrove. Se mi consenti. Vai. Quando si va a fare un esame, un'ispezione di un ingegnere, l'ingegnere ti dice se quel solaio può essere stabile o meno, non c'è bisogno che cada. Allora uno fa una previsione in base alla propria professionalità dopo 40 anni di attività, a certi livelli, da giornalista, da tecnico, da dirigente, altro. Quindi ci sono le affidabilità della professione. Assolutamente. Stefano da Innsbruck, salutiamo tutti gli amici che ci seguono dall'Austria, è sicuro che la Juve vincerà il decimo scudetto e aggiunge maliziosamente che visto che il traguardo è il decimo consecutivo, gli arbitri faranno il loro dovere aiutandoli. Non so se lo vincerà, però credo che l'Inter sia avvicinata alla Juve, credo. Poi sai, se piglia Zeko, per me è uno dei più grandi giocatori degli ultimi tempi, attaccante completo, lega la squadra, è forte di testa, tira la palla, la passa fine, quindi però l'Inter sta facendo una squadra non prospettica, una squadra per poter arrivare subito a qualche risultato positivo, però la griglia è quello là, dai. Ecco la mia griglia, dice un anonimo radiotelespettatore, salsicce, costolette di maiale, qualche tracchia e pure un po' di arrosticini. Io sull'arrosticino invitaci, ci sono. Invitaci. Esatto, la tracchia francamente mi piace nel sugo per il ragù, detto esatto. Con tutta franchezza. Insiste Natale di Arzano, il Napoli è più forte, direttore fedele, perché non c'è Ancelotti e si spera che faccia una buona partenza. Ma perché voi siete convinti che gli allenatori contano? Non tanto da spostare gli equilibri, secondo me. I confetti, Beppe, i miei famosi confetti di mandorla pelata calibrata, diavola, tutti sono confetti. Buoni. Ancora un audiomessaggio. Siamo più forti dell'anno scorso, dottor Iannicelli, perché con Osimhen, se il giocatore si rivela quello che tutti dicono, cioè un club, siamo più forti dell'anno scorso. Vedi, c'è grande fiducia in Osimhen, eh? C'è grande fiducia, direttore. È un ragazzo di prospettiva, è un ragazzo che se fa 2 ore al giorno di muro sicuramente troverà un beneficio. Di muro nel senso che deve migliorare naturalmente i fondamentali e tutto. Questo non lo dico mica solo io. Certo. Certamente questa è però un miglioramento. Ha buone prospettive. Però ti posso dire la mia. Sai io da chi mi aspetto qualcosa? Lozano, te lo dico io. Bravo, che te l'ha detto? No, ma perché secondo me Lozano sarà la grande sorpresa di questa stagione. Io mi auguro perché, sai, stanno cercando di cambiargli il ruolo. Non so, però se quello lo può fare per me, resta un giocatore che è la vera alternativa di Insigne ed è un giocatore degli ultimi metri. Poi vogliono davvero. Marco D'Alessandria, ma napoletano di Secondigliano, ci tiene a precisare, ti chiede, direttore, per le loro caratteristiche possono giocare insieme Mertens e Osimhen nel 4-3-3 con Insigne a destra o rischiano di calpestarsi no. I piedi? Io credo che questo 4-3-3 forse domani sarà così, però Mertens se deve giocare gioca a destra, è un ruolo non suo, gioca spesso nella nazionale belga, però come si fa a non a sacrificare Mertens che quello che ha fatto più gol, è il vero, come ti devo dire, napoletano furbo d'area di rigore che serve come il pane. Un altro due messaggio. Buongiorno, comunque io vedo il Napoli con giocatori troppo con meno fame e parecchi sono scontenti e vedo un campionato non troppo buono, comunque sulla falsa riga dell'anno scorso si potremmo quasi andare alle prime 4, 5, 6, non lo so, però penso che non andiamo lontano. No, sai, molto dipende, Beppe. Se rimane Koulibaly, c'è un'altra cosa. Mi sente? No, certo.
una lotta. Io sono convinto che non resti, ti dico la mia. Sì. Sono convinto che non resti, perché se no, ecco, non dobbiamo credere più a nulla o a nessuno che dice che Napoli deve rientrare in certi parametri, che non può sostenere dei costi di gestione. Allora, li può sostenere o non li può sostenere, perché non vendendo Koulibaly, uno che è molto attento della rendita alla situazione economica, significa svalutarlo del 30% l'anno prossimo e non venderlo più, significa caricarsi di 12-13 milioni d'osti. Allora, io mi auguro che resti da un punto di vista tecnico, però vedo un'incongruenza, quindi una confusione. Se c'è un momento in cui venderlo è proprio questo, entro in un altro messaggio. Non ci discuto. Ancora un altro messaggio, eccolo qui, parte. E perché non parti? Eccolo. Buongiorno, buongiorno direttore Fedele. Secondo lei, se Osimhen dovesse esplodere e rivelarsi davvero un buon giocatore, a quel punto saremmo più forti dell'anno scorso? Potremmo puntare almeno al quarto posto? Domanda interessante. Guarda, dipende sempre dalla fase difensiva. Tu vuoi fare quanti gol vuoi tu, ma se ne pigli 50 ne devi fare 100 per andare dentro il quarto posto. Non so se mi sono spiegato, eh. Chiarissimo. La lacuna del Napoli è questa qui. Messaggio a Raffi. Quando Fedele sa tutto, cioè siamo più forti, siamo meno forti, perché non esprime la sua parola in modo serio? Non ho capito. Forse non hai ascoltato all'inizio il direttore. Ti chiede di dire con chiarezza qual è la tua posizione sull'attuale livello del Napoli. L'hai detto, ma ripetilo. Ripetiamolo, dai. Che devo dire? Il Napoli è una squadra che a mio giudizio ha delle grandissime difficoltà difensive, gli mancano dei centrocampisti forti di fisicità e quindi in questo momento non è quella, a mio giudizio, che può stare massimo al quarto posto, tra il quinto e il sesto posto. Se poi va via Koulibaly e non pigliano un centrocampista, e allora questo sarà, a mio giudizio, mi auguro di sbagliare. Quindi, ma l'ho già detto mica adesso, sì, sto dicendo da un sacco di tempo. Mi pare assai chiaro. Marco ci ringrazia di aver letto il messaggio. Noi leggiamo tutti, diamo parola a tutti, purché si resti naturalmente nell'ambito e nei confini della buona educazione. Due domande proprio a velocissime con Enrico Fedele prima dell'ultima pausa pubblicitaria. Caro direttore, gioca Ospina o gioca Meret? Questa è una bella domanda. Fare giocare Meret in questo momento significa dire a Meret: guarda, ti do una possibilità di fare il titolare. Quindi io sinceramente gliela darei, perché parlo da uomo di spogliatoio, direi al ragazzo: guarda, io non ho nessun pregiudizio nei tuoi riguardi, fammi vedere se sei migliorato in certe cose, soprattutto nella logopedia, che è il suo limite. Poi, se ciò non dovesse essere, e allora Gattuso, se dovesse fare una scelta razionale e non, diciamo così, fiduciare nei giocatori, sceglierebbe Ospina. Cioè Ospina, a mio giudizio, dà più certezze per Gattuso in questo momento, però delle volte i calciatori nel momento, diciamo così, clou, hanno bisogno di un attestato di fiducia. Di fiducia. Darsi che questo sia. Last but not least, direttore, Elmas può giocare in un centrocampo a 3 e a, o a 2? Cioè no, può giocare Elmas sia in un centrocampo a 3 che a 2? Allora, il problema di Elmas è che non vedo come non si faccia capire. Solo uno che non capisce di calcio può dire: Elmas può fare questo, può fare il regista, può fare l'esterno. Elmas è un giocatore che deve giocare dal centrocampo in su, come gioca nella sua nazionale. E siccome il Napoli già ne ha 2, che sarebbe Ruiz e Zelischi, io Elmas lo manderei a giocare altrove. Benissimo, grazie Enrico Fedele. Quando grazie tu si scatena sempre la complimenti, rete. Complimenti. Grazie di cuore, grazie a te direttore, perché vivacizzi sempre il nostro dibattito. Un ultimo sorso di pubblicità e poi gran finale con un sondaggio sexy, perché c'è già chi ha vinto lo scudetto della sexitudine. Restate con noi. Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eh sì, perché la Campania è al voto per il rinnovo del presidente della regione, del consiglio regionale, ma anche in numerosi comuni di grande importanza, e quindi Radio Marte seguirà nel corso della giornata di lunedì e di martedì le operazioni di spoglio con tutti i commenti e con tutti i pareri da parte delle varie forze politiche, tanto nei radiogiornali quanto con la Radiazza, quanto con appuntamenti speciali. Uno sforzo redazionale ed editoriale davvero di grande interesse. Ma vi dicevo, c'è già chi ha vinto il suo personale campionato, ed è Andrea Pirlo, perché Andrea Pirlo ha vinto che cosa? Lo chiedo a Sara Martinelli. Buongiorno Sara. Sì, buongiorno a tutti, piacere, grazie per questa telefonata. Cosa ha vinto l'allenatore della Juventus? È l'allenatore più sexy della Serie A, secondo un sondaggio di Joy Club. Perdonami, questo sondaggio su che cosa si è basato? Allora, c'erano una serie di domande, la principale era chi era l'allenatore secondo gli intervistati più sexy. C'erano tutte le foto appunto degli allenatori della Serie A, più tutta un'altra serie di domande un po' più piccanti sulle abitudini, diciamo, sotto le lenzuola dei tifosi, ecco. E quindi diciamo che Pirlo è stato eletto probabilmente anche perché la maggioranza dei tifosi juventini può aver determinato l'esito del sondaggio, o no? Sì, può essere. Noi non abbiamo chiesto di che squadra fossero tifosi, ecco, abbiamo solo fatto queste domande sull'allenatore. Io immagino quando abbiate, ma qualcuno vi ha risposto male anche al telefono, mi perdoni. No, era un sondaggio online, quindi assolutamente anonimo, e si faceva via internet, ecco. Ed è stato fatto sia ai membri di Joy Club, di questa community online, sia a esterni. Oh, ma la sexitudine, chissà se questo neologismo me lo fa passare, carissima Sara, può in qualche modo rendere meno autorevole l'allenatore? Mi spiego. Per molto tempo Beckham, giocatore che era anche un'icona del fashion, veniva un po' preso in giro anche perché era un po' una sorta di Big Jim, di bambolina in campo, e i tifosi del calcio magari preferiscono un uomo più rude, ecco. Non può essere un handicap questo aspetto, secondo lei? Ma secondo me no, anche perché per esempio Pirlo non è nuovo a questi premi, diciamo, non è la prima volta che viene un po' eletto come il personaggio più sexy in ambito calcistico e non, quindi secondo me non penalizza. No, quindi non c'è questo. Adesso però scatta la curiosità, perché Pasquale da San Giorgio a Cremano vuole sapere il podio da chi è completato, chi c'era al secondo e chi c'era al terzo posto. Allora, il secondo è Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, e il terzo posto Filippo Inzaghi del Benevento. Pippo, Super Pippo, continua ancora a scalfire molti cuori, insomma, quindi ha vinto il derby col fratello Simone, che scivola un po' nelle retrovie. E il nostro Gennaro Gattuso, uomo meridionale, tutto focoso, anima e core, dove si classifica? Comunque si è difeso, perché è sotto un gradino dal podio, al quarto posto. Oh, ma tu guarda che coincidenza, il quarto posto è la posizione più pronosticata per il Napoli in questo campionato, quindi la sexy classifica potrebbe corrispondere anche all'appiazzamento finale. Può essere, però chissà, magari vi guadagnerete il podio, perché Gattuso secondo me se lo meritava. Vedo che lei, che lo racconta così bene il sondaggio, ha anche votato. Posso chiedere per chi? Io proprio per Gattuso. Vedi, si scopre l'altarino. Dice Massimiliano: se Pirlo è un più sexy, Isonga ha controfigura di Rocco Siffredi. poi è molto soggettivo, perché considerare qualcuno sexy non è proprio una cosa proprio, diciamo, fisica o estetica. Esatto, no, diciamo la verità, amici, non è un problema di misure, perché questa storia delle misure deve finire. È vero, Beppe Variale, che nel suo telegiornale affronterà anche questo tema così delicato, eccetera. Si ci diverte, perché il campionato è anche un'occasione di gioco. Lei sa che l'anno scorso, al suo arrivo, Llorente, attaccante del Napoli, ha spezzato molti cuori ed è diventato un'icona per tutte le signore della Napoli bene che palpitavano per lui in campo. Poi è andato così, insomma. Ma lo farete anche per i calciatori questo sondaggio? Può essere un'idea, perché è piaciuto molto, in effetti.
è piaciuto, quindi lo, se dovesse dire il suo calciatore più sexy, proprio la sua personale preferenza. Beh, all'epoca Beckham. Ecco, vedi David Beckham, insomma, ecco. Va bene, io la ringrazio molto, cara Sara Martinelli, complimenti per questa iniziativa che è davvero molto simpatica e divertente. Anche i nostri radiotelespettatori si stanno scatenando da questo punto di vista, che insomma suscita sempre ilarità e ironia. E poi ricordiamo, il calcio non è uno sport per signorine, o no? Perché ormai sono sempre più le donne che guardano le partite di pallone. È vero, però al sondaggio hanno risposto quasi il 50% uomini e donne. Benissimo, grazie davvero di cuore, e teniamoci aggiornati, perché mi diverte molto questo approccio un po' più leggero e un po' più disincantato al calcio, e chissà che a un certo punto poi le classifiche, o meglio anche le scelte degli allenatori, non debbano dipendere anche da quanto e come sia fashion un atleta o un altro. In alcuni casi, per esigenze di marketing, magari potrebbero essere fatte anche queste scelte. Dovremmo concludere la nostra trasmissione in bicicletta, perché stiamo cercando di contattare il referente Simeone della Napoli Bike Tour, che ci aveva promesso la sua disponibilità e con il quale avevamo concordato la disponibilità per un collegamento telefonico. Palleggiano proverà un'altra volta, altrimenti ci congederemo dalla nostra trasmissione, avendo ancora la possibilità di ascoltare però il vostro parere sul tema fondamentale. La griglia di campionato. E allora la griglia vede prevalere, direi in linea generale, questo confronto Juve-Inter, Inter-Juve, certamente le due favorite in assoluto per la lotta a scudetto, le due squadre che sono chiamate a contendersi il tricolore nel parere unanime dei tifosi. Poi cambia un po' la percezione a seconda di quello che è poi la prospettiva da assegnare al Napoli, perché alcuni vedono il Napoli saldamente in lotta per il terzo e quarto posto, altri invece vedono il Napoli scivolare un po' più verso la fine della graduatoria e della classifica, e dunque questo è un elemento che andrà valutato. Io voglio ricordarvi che domani naturalmente la redazione sportiva di Radio Marte sarà mobilitata dal primo minuto della giornata, l'anteprima di Parma-Napoli a ore 12:30, per tutti gli approfondimenti, le vostre voci, i vostri commenti, le previsioni della vigilia, la lettura delle formazioni e quant'altro. E poi naturalmente nel post partita ampio spazio ai commenti, perché parte una nuova stagione sportiva, seppur in modo anomalo sembra in realtà che non ci siamo mai davvero fermati a causa della ripresa post covid, che ha costretto tutti noi ad una accelerazione. Voglio anche dirvi che continueremo per la prossima settimana con questo palinsesto ordinario, poi man mano che si configurerà l'arrivo dell'autunno e quindi entreremo nel vivo della stagione, questo appuntamento del sabato subirà una leggera evoluzione, l'attualità sportiva sarà sempre protagonista, ma cercheremo di inserire anche degli elementi di show, cioè di far sì che attorno allo sport possano svilupparsi anche situazioni divertenti e simpatiche, come quella che abbiamo appena finito di celebrare con la nostra cara amica riguardo alla panchina sexy della Serie A. Ci occuperemo naturalmente anche di vita all'aria aperta, di alimentazione sana per gli sportivi, accompagnando tutto questo con la musica del momento, con la musica che sarà Calippo Gold, e poi diventerà iSong a un certo punto, perché saremo sempre pronti a proporvi la migliore musica e le migliori notizie del momento. Insomma, davvero uno sforzo importante per seguire e vivere insieme questa stagione sportiva che si annuncia davvero straordinaria. C'è un'altra domanda che arriva da Pasquale Dal Vomero, e che vorrebbe Ospina come titolare e suggerisce di vendere Meret. Io sono invece dell'idea che Meret debba restare al Napoli, debba giocarsi il posto con Ospina, e che questa concorrenza possa far bene sia alla crescita del portiere del futuro sia alle sorti del Napoli, perché un club come il Napoli che voglia essere protagonista in campionato, in Supercoppa, ricordiamo la finale contro la Juventus in luogo e data da destinarsi, in Europa League, trofeo certamente a portata delle ambizioni azzurre, e poi naturalmente in campionato, ha bisogno di avere un ampio spettro di
alternative in tutti i ruoli. Io non credo all'idea quasi aristotelica che mentre per tutti gli altri ruoli si ci possa giocare la maglietta, quello del portiere debba essere un ruolo anomalo e blindato. Per Luigi invece, che ci chiama da Caserta, sono tanti i radiotelespettatori casertani, Lozano sarà la grande sorpresa di questa stagione. Altri invece ritengono che Elmas possa essere l'uomo che faccia la differenza. Insomma, ci sono tanti pareri molto interessanti riguardo al Napoli che continueremo ad approfondire nei prossimi appuntamenti. È il momento di congedarci. Ringrazio molto Mario Palligiano alla regia, ringrazio voi per la pazienza e l'ascolto e anche i complimenti. Chiudiamo con Amedeo, col PSV. Lozano l'ho visto giocare nei preliminari dello scorso anno a destra, è un'altra delle possibilità. Seguite la nostra programmazione, seguite le nostre Calippo, seguite le nostre iSong, tutti i nostri programmi. Buona vita a voi con Radio Marte. Ciao. Marte Sportline.